13 anni. Guardati, il tempo vola. Arrivo subito, te lo prometto. Giusto. Tra poco farà abbastanza caldo per dormire in giardino. Adoro addormentarmi guardando le stelle, pensando a cosa c'è là fuori. Mamma dice che quando lei era piccola nonno lo ascoltava in continuazione, ma è sempre stato rotto da quando mi ricordo. Andy dice che usare lo stesso spazzolino fa venire i vermi. Pensa che roba, ti crescono dentro e prendono il controllo. Cavolo, sarà pazzesco! Bene, bene, bene. Guarda chi si è deciso a venire. Dov'è la torta? Lo sapevi? Non avrai mica? Oh, sono così piena! Mamma! Oh. Va bene, poggia quelle chiappe, pigrone. Non mi metterò a cantare. No, a me piace. Beh, saresti l'unico. Dai il desiderio, sei un adolescente. Guarda quante fidanzate! Qualcuno sarà popolare a scuola. Mamma! Che c'è? Sei un bel ragazzo e le ragazze faranno la fila per poter Mamma. Uscire con... Il tuo desiderio? Che cosa dovrei desiderare? Ho tutto ciò che voglio. Oh, oh. Quale enorme favore stai per chiedermi, eh? $10. Io, Dan e Andy vogliamo vedere i Cavalieri del Cosmo. Un film. Stasera? E dai, sarà pazzesco! Arrivano gli zombie spaziali e dei ragazzi devono sconfiggerli. Non so se è il caso di vederlo. Quando hai visto quello con la maschera da hockey, hai dormito con me per 3 notti. È successo anni fa. Questo è solo vietato ai minori di 13. E io ho 13 anni. Esatto, minori di 13 anni significa violenza e nudo. C'è poco nudo, solo chiappe più che altro. Non mi stai convincendo. Potremmo prenderci un po' di tempo per noi. Finire la partita? Non puoi mollare proprio quando sto per vincere. Si possono fare più cose. Non sempre. Domani? Dici sempre che dovrai uscire più spesso. Il cinema non conta come uscire di casa e lo sai bene anche tu. Per favore. Non lo so. Il furgone è al negozio e non mi va che giri da solo la sera. Ultimamente c'è un sacco di gente strana. Starò attento, ma come sempre. Come quando ti sei fatto l'occhio nero? Te l'ho detto, lo stavo so. Solo... Stavi difendendo un compagno. È una cosa bella. Ma non puoi risolvere tutti i problemi con la violenza, Peter. Non potevo stare a guardare. No.
Certamente no. Dai, prendi la mia borsa. Aspetta un attimo. Ti devo parlare di una cosa, qualcosa che vorrei darti. $20? Non esagerare. Diciamo che è un regalo da parte di tuo padre. È di sopra, sul mio letto. Prendilo mentre io finisco qui. Lo apriremo insieme. Non azzardarti a cambiare. Lasciala stare, la adoro. Guarda, c'è l'impronta della tua manina. Noia. Devo ricordarmi di ridarla a Andy. È stato gentile a rinunciare a mettere la toppa degli Star-Lord anche sul suo giubbotto. Se la mettessimo entrambi sembreremmo due scemi. Mi fa ancora male la mano per le palle veloci di mamma. Chissà se mi ha regalato un guantone nuovo. Ehi, Kubrick, bello. Puoi aspettare quanto vuoi, ma la nonna e il nonno non torneranno. Mi spiace. Mamma sta quasi per vincere. Quel piccoletto era indemoniato. Senza i consigli del nonno non l'avrei mai preso. Non sono un esperto di pittura, ma questo è fantastico. La nonna era una vera artista. Mi mancano tantissimo. La nonna mi portava a fare la spesa in città la domenica. Tornando a casa prendevamo sempre il gelato. Anche in inverno. Cavolo, finalmente ho tagliato i capelli come voglio io. A volte, quando avevo paura di dormire nel seminterrato, il nonno e la nonna mi facevano stare con loro. Devo chiedere a mamma di insegnarmi a sparare. Avrebbe dovuto farlo il nonno in estate. Meredith Quill. Partita perfetta. Non male. Secondo Dan, gli avvistamenti UFO sono sempre stelle o palloni sonda. Ma ce ne sono un casino. Qualcuno sarà pure vero. Il cielo è sereno. Chissà se la mamma guarderà le stelle mentre sono al cinema. Certo, sarebbe bello se là fuori ci fossero altri mondi, ma che probabilità ci sono? Scarse, scommetto. So che è assurdo, ma la mamma mi ha convinto che papà è un alieno. Lei ci crede sul serio. Forse è vero. Finalmente! Ah? Siamo alla fortezza della regina dei mostri! All'ingresso, comunque. Come dicevo, non ti fidi di me, Rocket? Per Groot? No, razzo! Non lascio la sua corteccia nelle tue mani, capito? Decidi tu, Peter! Sei solo invidiosa che il mio piano sia meglio. Verde di invidia! Meglio che nera di lividi. Dai, puoi fidarti di Gamora e quello che vuole fare, che stavo sicuramente ascoltando. Le affiderei la mia vita.
Anch'io le affiderei la tua vita, non quella di Groot. Che cattiveria! Ho molta più esperienza di voi a muovermi inosservata. E io ripeto che lo troveremo molto più facilmente col mio tracciante. Non senza far suonare tutti gli allarmi possibili. E poi sei in minoranza. Che posto, non molto discreta la tipa. Frena quella lingua irrispettosa, questo è il suo regno. Non era la giungla il suo regno? Questa è la parte interna del suo regno. Immenso. Forse il Bender è davvero gigante. O le serve un posto in cui tenere il suo ego? L'ego non necessita di stoccaggio. Nome? Guardiani della Galassia. Mai sentiti nominare? Beh, vivete su una palla di fango in mezzo al nulla. Scusa, come? Vuol dire che succederà. Siamo celebri nel sistema di Kree. Che cosa c'è lì dentro? Un essere raro, ultimo della sua specie. E un bravo ragazzo. Sembra un cespuglio. È un albero. Io sono Groot. Un albero parlante. Strano. Va bene, passate. Prima che cambi idea. Certo, se alla regina non piace, in quella scatola ci finiranno i vostri resti. Grazie, agente. Buona giornata. Agente? Ma sì. Sarà dura uscirne se dovesse andare tutto a rotoli. Andrà benone, abbiamo il mostro perfetto e un ottimo piano. L'albero non è un mostro. Dovremmo vendere il ratto furibondo. Lady Elbender non sarà soddisfatta. Che c'è? Dovrei averne paura solo perché ha una pietà. È solo uno stupido zoo. Non è uno zoo. È un razzo di esercito. Possibile che siano solo dei custodi con armi? Non ho mai visto un Wartos domato. Ma so come possono ridurre un uomo. Tranquilli. Se si mette male, basta tornare alla Milano. A meno che non abbia una flotta di navi Shi'ar. Sì, come se avesse una flotta intera per portare a spasso tutto lo zoo. Non toccare la nostra... Mi sbagliavo, non sono Shi'ar. Oh, dai. Perché non abbiamo attraccato qui evitando l'inospitale superficie del pianeta? Bella domanda. La prossima volta guido io. Esatto. Ci serviva del tempo per perfezionare un piano a prova di scemo. Lady Elbender non è scema. Appena il mostro sparirà, penserà che siamo stati noi. Lo penserà, sì, ma non lo saprà. Non al punto di inseguirci per tutta la galassia, almeno. Ma state scherzando? Guardatevi intorno! Come farà Gamora a trovare Groot quando l'avremo venduto? Troverò chissà dov'è e mi limiterò ad ascoltare. Vuoi chiedere indicazioni? No, non le chiederò! Gamora sa il fatto suo. Troverà una mappa o qualcosa di simile. Sono l'ufficiale di rotta, no? Trova una rotta per levarti dai piedi. Prendo il mio tracciante e lo faccio evadere io. Un teschio di Ghilaron. Quello è un trofeo inestimabile. Madonna dai gusti raffinati. Buone notizie per noi. Forza, siamo una squadra, restiamo uniti. Tutti per uno, uno per tutti. Che espressione profonda. Te la sei appena inventata? Sì, giusto ora. Mi è venuta così, su due piedi. Seguitemi e ascoltate bene. Non avvicinatevi al trono di Lady Elbender. Se dovessi avvicinarsi lei, restate immobili. Niente movimenti improvvisi. Adesso ho annichilito davanti allo splendore della mia regina. Risparmiami le tue vuote insicurezze. Perdono, mia regina. Non intendevo offendere. Lo so cosa intendevi. Non prendermi per una sciocca. Non sei il primo ad affermare di avere catturato un Tar-Atar. Dubitate della sua autenticità? Se è davvero ciò che sostieni che sia, dimostramelo. Oppure preparati a pagare le conseguenze della tua sciocca ciarlataneria. Posso assicurarvi, ho mia detto, signora? Liberalo subito. Va tutto bene.
vivere libero qui. Fate entrare il prossimo e trasferite 10.000 unità ai familiari di quest'ultimo. Parla. Saluti, sono Star-Lord. Ok. Drax il distruttore. La rovina del titano pazzo in carne e ossa. E quale carne? La tua presenza mi onora. Sei molto più piccola di quanto mi aspettassi. Oh! E cosa ti aspettavi dunque? Forse posso fare qualcosa al riguardo? Ah, improbabile. Lo vedremo, distruttore. So essere piuttosto convincente. Peter Quill. Sospetto che stia flirtando con me. E tu sta al gioco. Falle dei complimenti. Ce la puoi fare? È la scelta migliore. Sei un pessimo negoziatore. Lady Elbender, date le dimensioni della tua arma, deduco che tu sia un'eccellente guerriera. Magari in futuro potrei darti una dimostrazione. Rappresenteresti un avversario accettabile. Dimmi, distruttore, cosa ti porta su Second Earth 9? Peter Quill, mostra la creatura. Un Flora Colossus. Ero convinta che la tua specie ormai fosse estinta. Qual è il prezzo, distruttore? 20.000 unità. 20.000 unità? Non è così mostruoso come quella raccapricciante bestiola, ma è un abile guerriero e possiede facoltà rigenerative. Inoltre, è l'ultimo della sua specie. 20.000 unità sono un compenso più che equo. No. No? Che vuol dire no? Vuol dire... Rocket, lascia fare a Drax. Dimmi il tuo prezzo, allora. 15.000 unità. E tu resti qui. Che cosa? Vuoi comprare Drax? Oh no, non comprare. Ma investire. Ho bisogno di un guerriero come te al mio fianco. Purtroppo non sono disponibile. Peccato. Ci saremmo potuti divertire così tanto insieme. 12.000 per il Flora Colossus, allora. 12.000 non è assolutamente... È assolutamente male per un Flora... coso. Andata! 12.000 unità, perfetto. I cicloni di Sekhnarf sono molto affamati. Passerete la notte tra i miei Hellraiser e farete baldoria insieme a noi. Sì, bella idea, grazie.
Flirtavi con una guardiaccia secnarfiana. Che conferma che Groot è quasi di sicuro nel recinto degli ultimi arrivati. E dov'è di preciso? Beh, non siamo arrivati a quel punto. Per fortuna che il piano è il mio. Il tracciante punta alla sala del trono di Lady Scheletrosa, quindi io vado là. C'è un piccolo problema. Oh, se ci si mettono vanno giù di brutto. Sono pesantemente ebbri. Ma non meno pericolosi. Qualche bicchierino aiuta la mia abilità con la spada. Se qualcuno deve crepare per salvare Groot, e sia. Oh, oh, ehi! Non vogliamo una guerra contro una che vanta un esercito privato. Ma derubarla, sì. Saremo fuori di qui prima che se ne accorgano. Ma dobbiamo muoverci in silenzio. Drax! Sai cosa vuol dire silenzio? I morti non parlano, Peter Quill. Non ucciderlo! Non toccate nulla, non calpestate nulla e non rompete nulla. E non fate nulla di stupido. Se ci beccassero, sarebbe finita per Groot. E per... La signora sa come organizzare una festa, glielo concedo. Era così anche con i Ravager. Yondu lavorava sodo e si divertiva sodo. Quando lo faceva Thanos, invece, qualcuno ci restava. Una gara di pessime figure paterne. A me hanno regalato un collare elettrificato una volta. Quando ce ne andiamo, ve la organizzo io una vera festa. Ah, io assemblerò copricapi festivi degni di tale occasione. Preferisco queste sale quando non ci sono zotici ubriachi. La stanza del trono è laggiù. Quindi dobbiamo, ecco, insomma... solcare l'abisso con un balzo, in silenzio. Per un po' ho considerato l'idea di unirmi ai Ravager. Che è successo poi? Era una fase, mi è passata. Magari finivi a dividere la branda con Quill. Passatissima. Ehi! Lo ammetto, non pensavo a questo quando mi hai venduto quella storia degli eroi a noleggio. Magari è il vendor di un lavoro. Non sembrava affatto interessata a me. Ha ragione, dovevamo vendere Drax. Non siamo papponi, Rocket. E il piano sta andando a meraviglia, come previsto. Sarà, però lui poteva darle un po' corda per aiutarci a trovare Groot, dico. Non userò la mia carica sessuale per fini loschi. È come uno che non ha mai rimorchiato. Non tutti devono usare l'inganno per rimorchiare. Di una pattuglia. Forse questa è la loro idea di pattuglia per i turni di notte. Eccolo, di fronte a noi, dopo quelle mezze calzette. Sicuro che quel tracciante sia affidabile? Fidati, si è già ripagato da solo. Oh, questo l'hai pagato? Pagato, rubato, che brutta... Mi fido di quell'arnese. Ricordi quella volta su Ansara? Non la ricordo affatto. Tu non c'eri, bicipiti. Quill si è fatto beccare a rubare uova da un posto su Sakaar. Perché non sono stupita? L'ho trovato con l'arnese, nascosto in un'incubatrice di Spike. Non ero nascosto! Sì, invece. Ammettilo. Vai con la magia, Rocket. Non è magia. Dico solo di fidarti, uoveri. La mia roba, costruito i mantelli, aprirà questa porta e troverà Groot. Ehi, ricordi quella volta da Mantlo su Nowhere? Quale volta? Quando il Saharano ti ha sfidato a chi viveva di più. Bravo o sono? Le due opzioni sono uguali. Ok, il tracciante dice... brutto rottato. Sapevo che non avrebbe funzionato. Allora... li abbiamo visti portare Groot sull'ascensore, no? Dobbiamo solo trovare i comandi. Lady, come si chiama? Li avrà messi sulla sua sedia lì sopra. Noi siamo qua giù. Hellbender aveva una specie di scala semovente. Deve esserci un modo per attivarla dal piano terra. Forza, Ciccio, fa qualcosa. Che succede? Niente, è solo che... se non c'è un interruttore, forse possiamo agire direttamente sul circuito.
l'aria notturna su Segnarf è tonificante. Puzza di uova. E peli bruciati. Esatto. Tira fuori quegli occhi laser, quelli. Vedi se trovi una batteria o simili. Forse ci sono delle scale. Ci sono diverse scale. Scale che scendano verso Groot. C'è un ascensore funzionante. Non è funzionante se non lo facciamo funzionare. Allora facciamolo funzionare. Forse Lady Albender manovra l'ascensore con la mente. Cosa? L'abbiamo vista stregare un Taratara. Forse uno dei suoi poteri. Beh, in assenza della regina degli ascensori, consideriamo l'idea che i comandi siano sul trono. Drax, pensi di poterla sollevare? Facilmente, ma che cosa vuoi che ne faccia? Ci sto pensando. Forse dentro c'è un pannello di controllo da hackerare. È possibile. Siamo certi che esista davvero un ascensore? Certo che siamo certi. Groot ci è salito sopra. Ok, Drax, prova a spostare quei detriti. Arrivo! Vediamo che si nasconde qua dietro. Dici che potevi fare ancora più rumore di così? Certo, ma non me l'hai chiesto. Qui c'è una specie di pannello di controllo. Bene, forse posso usarlo per attivare questo coso. Ok, sto inviando i progetti al tuo visore. Segui i cavi e dimmi quali giunzioni devo scambiare. Qui? Fatto. Ops! Essere paesaggi sonori di Segnarf volume 2. Credo siano versi d'accoppiamento di mostri. Ok, mi piace già di meno. Come si sta là dentro? Stretto e polveroso. Puzza di pelo bagnato. Questa qui. Fatto. Questa. Oh, qui! Sì. Penso tu abbia solo attivato le luci d'atmosfera di Lady Elle. Assurdo, l'atmosfera è commisurata all'intensità delle tempeste. Will, la smetti di farmi accendere le cose sbagliate? Rocket, ha funzionato! Per metà. Non c'è ancora abbastanza energia per chiudere il circuito. Deve esserci un altro nodo. Ok. Ragazzo! Abbiamo compagnia! Ora è permesso uccidere per qui! Adesso sì! Fateli fuori! Niente più errori! Non abbiamo sbagliato noi! Molto piacere! Dietro di te! Ne ho archiviato un altro con l'aspirapolvere! Siete fatti di idea sbagliata! Ci arriveranno, vedrai! Ok, superista! Nessuno di loro deve uscire vivo da qui! No, non devi dirlo tanto a me! Tempo scaduto! Non vedo l'ora del prossimo scontro! Beh, non è stato l'ideale! Ehi, no testimoni, no problemi! Magari Hellbender non se ne accorge. E qui? Fatto. Questa qui? Fatto. Un errorino, niente di che. Per quanto ne sappiamo, potresti aver riconfigurato l'intera fortezza. Nah, avrò fatto saltar fuori un armadioletto. Il tracciante è a posto ora? Ecco, tienila così. Adesso posso raggiungere il trono. Meglio che quel pannello serva a qualcosa, perché ho finito la roba con cui smanettare. Certo che serve.
Visto? Perfetto! È l'ascensore sbagliato. Cosa? È vero, Groot è sceso dall'altra parte. Beh, è l'unico che abbiamo, Dolcezza. Chiamami ancora Dolcezza. Sono sicuro che portano nello stesso posto. La tua voce non trasmette certezza. Evviva, ci siamo quasi. Devo dirlo, sta andando tutto liscio. È stato decisamente meno che liscio. Ok, sì, c'è stato quell'intoppo, ma almeno nessuno ha dato l'allarme. E quello per te era un intoppo? D'ora in poi sarà una passeggiata. Ma che brutto rottame! Che tempismo! Ma no, c'è qualcosa che non va. Shh! Occhio, altre guardie! Me ne terrei alla larga, Peter Quill. Forza, razza di rottame! Razzo! Shh! Avete anche voi un brutto presentimento. Rocket, va piano! Mollami, Quill! Il tracciante si è spento. Hai detto che ci siamo. Sono certo che sta bene. Che razzo ne sai tu? Groot! Beh, poteva andare meglio. O peggio. Almeno non ha svegliato nessuno. Il ratto ha piccoli piedi imbottiti. Il ratto è più irritabile del solito. Che fine ha fatto la furtività? Piano, piano. Sei tu quello con gli stivali razzo. Peter Quill, sei certo che non fosse più semplice tagliar loro la gola nel sonno? Molto sportivo da parte tua, e sì, ne sono certo. Pensate che gran mal di testa quando si sveglieranno. Facciamo in modo di non essere qui quando succede. Rocket, aspettaci, razzo! Non ha aspettato. Grazie, Drax. Perché non c'è neanche una ringhiera qui? Hanno chiamato l'architetto della Morte Nera. Tale installazione non mi è familiare. Forse è meglio dividerci. Oh, cos'è quella roba? Il mio animale guida. Forte e pur bellissimo. Non sono un fan di qualunque cosa sia. Che creatura grottesca. Ecco. Ah, non vedo nessuna coppia riproduttiva. Forse le siete separate. Lady Elbender non rovinerebbe la collezione. Hai visto quei Wardos? Non è una collezione. Sta creando un esercito. Chissà quante creature ha domato. Oh, cos'è questa puzza? È il pacciame. Il cosa? L'erba secca. O almeno dovrebbe essere secca. Sì, magari non lasciatela all'aperto se avete un buco nel soffitto. Oh, che razza di creature saranno che persino Elbender le tiene in gabbia? Oh, è un mostro di muco ricoperto di brufoli. No,
No, niente ragni, serpenti o strane cose tentacolari. Non ti piacevano le strane cose tentacolari? Cilia non era strana. Sembra di essere tornati nel museo del collezionista. Groot, sei salvo, siamo qui noi. Ehi, l'ho trovato! Alcune di queste creature mi sono familiari. Non sono rare quanto mi sarei aspettato dalla collezione di Lady Elbender. Mai incontrare i propri idoli. Fate pure con calma, razza di Jarluk! Oh! Groot! Calma, bello! Ti tiro subito fuori! Oh, ehi! Hey. Non trasformiamolo in un falò. State indietro. Sfonderò il perimetro. È troppo spesso. È troppo spesso. Ma dai. Ecco fatto. Come su Arago, ciccio. Andiamo, portate qui le chiappe. Ah, quella strega ti ha spogliato fino alla corteccia. Sai, saremmo arrivati prima, ma a piedini di fata... Felice di rivederti, Groot. Ora ci serve una via d'uscita. Forse Groot sa dove andare. Ehi, aspetta, ciccio. Che ti prende? Di qualcosa. Stai bene, Groot? Tace, quel. Ma che ho fatto? Sei tu che hai insistito per seguire questo piano. Ora la razzo di regina dei mostri lo ha... Forse l'albero è stato stregato. Ehi, ciccio, forza, parlami. Che ti ha fatto quella cagna Batun? Oh, porca... Guardiani della galassia! Idioti, pensavate di potermi ingannare senza doverne pagare le conseguenze? Groot! Io sono Groot! E ora ditemi, chi di voi ha ritenuto opportuno affidare questo discutibile piano a un Flora Colossus? Lo chiamate amico, eppure ignorate la sua natura profonda. Non sapete forse che lui è... Il peggior bugiardo della storia! Ve l'ho detto che non sa fingere di essere un mostro! Devo dargli credito. Ha mantenuto il segreto per quasi un'ora. Lady Elbender, risolviamola con onore. Ci affronteremo in battaglia. Con onore? La tua offerta è senza senso, distruttore. Non c'è modo di sfuggire alla mia furia! Adesso si ragiona. Abitatore, divorali senza pietà! Il mostro vacilla! Dobbiamo approfittarne! Schiva questo! Abbiamo decisamente avuto piani migliori! Siamo ancora vivi! Compiaci! Hai finito di qui! Lasciali a me! Pagherete molto cara! Ora, colpisci! Vai, addosso! Dobbiamo abbattere il nemico una pendice alla volta! Questo sì che è un mostro leggendario! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Pioggia di fuoco, Rocket! Io sono tu!
È il mio immenso potere sprecato! Pronto! I tuoi sforzi sono vani! Mi deve dare una campata, ok? Non ne hai la minima idea! Pietreggia! Preparatevi! Ora! Attacco! Eliminiamo i tentacoli! O finiremo spappolati! Nasconditi dietro il tuo mostro, Lady Alpender! Non osare provocarmi, distruttore! Lasciami! Distruggi! Nessuno di voi uscirà vivo da qui! Ora, colpisci! Ti devi un favore, Quill! Questa volta non andrò verso da... Accidenti, guardate! E adesso, Peter? Così! Ora basta giocare con loro! Benissimo! Ok! Ce n'è un sacco! Non dimenticate quello grosso! E attenti alle sporgenze fuggite! Non me lo faccio ripetere! Peter qui! Lascia che li distrugga! Soverchia le creature! Addosso! Pronto! Si è avuto la grande idea di farli affilati all'interno! Cosa si prova? Splatla! Distruggili, mia creatura! Forza! Ma cosa passa da... Cosa si dice? Scusa, amico! Ehi! Bruce ti ringrazia, qui! Occhio alle altre gelatine! E chissà cos'altro! Io vado! Muori! Avanti, colpo troppo cresciuto! La creatura non possiede 8 arti! Non sentirti in colpa! Cerca di ucciderci! Come se non avessimo già abbastanza problemi! Problemi ciò piuttosto impegnati! Ghiacciali! Secondo voi quello a che gusto era? Ragazzi, tutti qui! Sono stufo di combattere con te, roditore. In battaglia sei maldestro e incostante. Maldestro? Tu hai la delicatezza di un ariete senza cervello. Una parola, Peter Quill, e farò a pezzi questi demoni con una sola mano. Oh, 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 ragazzi! Tutti questi insulti gratuiti. Non siamo una squadra? Vogliamo gettar via le nostre vite così? Perché l'unica cosa che conta ora è farli a pezzi tutti insieme. Chi è con me? Sono con te, Peter Quill! Andiamoci dentro! Oh, sì! È proprio ora di imparare qualcuno! Soverchiali, creatura! Pronto a distruggere tutto! Aspettali, Kamala! Dato un taglio! Non sentirti in colpa! Cerca di ucciderci! E adesso, Peter Quill, adoro quel suono! Ok, bene, ora sono andati! Eccellente, Raffo, ci hai liberati dall'orrore tremolante! Occhio alle altre gelatine! Sono
sono di importanza secondaria. Agli effetti, Logan! Una sforza incomiabile, Lady Albend! Le tue parole valgono meno. Avanti, colpo troppo cresciuto! Cercate di distrarlo! Oh, cavolo, ma perché sono pieni di lame? Non lo so, ma è divertente farli a pezzi, vero? Fuori! Addosso! Ci sono, mi serve solo l'occasione! Falli a pezzi, Gamora! Guarda in pala! E dai, ti basta un colpo! Io la concedo, la fai a pezzi! Vendicatore! Che cosa ti hanno fatto? Ora basta! Scatena una pioggia di fiamme! Queste cose sono calde e pesanti! Capita? No! Potremmo utilizzarle! Forza! Adesso sommergili! Tremolante e letale! Che roba è? Gridali! Fino alle ossa! E adesso, Peter Quill! Occhio alle bombe! Non ho intenzione di saltare in aria! La tua stessa arma sarà la tua rovina! Dolce vendetta, eh? Soverchiali, creatura! Squartateli! Torna dentro, tigre! Meno male che Porta ci sei tu! Creatore! Incenerissimi! Dai! Ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare! Usa le bombe intelligenti! Tagli a brandelli! Come burro, cazzo! Possiamo ancora darcela a gambe! Sì, direi che possiamo andarcene! Chi ne ha ammazzati di più? E io! Oh, brutto, tocca a te! Assorbe fin troppa roba per essere così piccolo! Attenzione agli esplosivi, Peter Quill! I problemi si moltiplicano, pare! Siamo salvi! Sono vivi! Portatemi Nasher! Ragazzi, sulle moto! Dobbiamo alzare i tacchi, è in fretta. Mettete tutti le cinture. È così che si guida. Non è il caso di festeggiare, abbiamo commesso un errore. E una bella valanga di soldi. Non si sfugge alla furia di Lady Albender. Questo lo vedremo. Ma che... ossa saranno mie, guardiani della galassia.